Ben approdati sul mio canale. Oggi video molto molto particolare. Un tag senza domande. Si parla a ruota libera. Una cosa che devo dire mi piace in questo caso. Il tag è in collaborazione e l'idea è partita come sempre dalla mente vulcanica di Antonella, dei consigli di Antonella 2. Mi raccomando, segnatevi questo canale. Non vi dovete segnare e basta, ci dovete pure andare a dare un'occhiata. E inoltre ci sono anche tante altre ragazze molto interessanti che avranno in proposito qualcosa da dire. Vi lascerò tutti i link giù nell'info box, come sempre, e dopo aver ascoltato me, andate ad ascoltare anche loro. Nel frattempo spero non si sentano i gatti che si stanno a scannare sotto casa mia. Il motivo lo ignoro. Cose da gatti, ci si è messo un po' pure il cane e speriamo che la facciano finita. Chiusa parentesi, come avrete evinto dal titolo, questo video parla di YouTube, confessionale di YouTube, pro e contro. Quindi in un certo senso noi esprimiamo senza freni inibitori, o quasi, quello che pensiamo di YouTube, una sorta di resoconto da quando ci siamo messi su questa piattaforma. Innanzitutto io ho iniziato YouTube, ho iniziato a mettere video soprattutto per passione, per il make-up, come penso si sarà capito, visto che è un canale beauty, ma non solo, faccio un sacco d'altre cose pure. E questa passione enorme per il make-up, che per me è una forma d'arte, è una forma d'arte attraverso la quale io esprimo me stessa. In più ho la possibilità di poter condividere quello che so fare, quello che ho imparato, quello che scopro. E questo mi piace molto poter condividere sia la mia passione che le mie capacità, le mie abilità. Ma oltre a questo, YouTube per me è stato anche una terapia, una valvola di sfogo, di evasione, di divertimento, perché prima di tutto io lo faccio perché mi diverto a girare i video, mi diverto a fare i look, mi diverto perché so anche che ci siete voi dall'altra parte che fondamentalmente guardate sta matta e tutte le mattate che fa. È stata una terapia perché in un momento molto molto tosto della mia vita mi ha aiutato a decomprimere, a non pensare e a prendermi quel momento per me. Io ogni volta che chiudo la registrazione di un video sono carica a pallettoni. Sono piena di energia ed ho l'umore veramente a 200. Anche se quando ho cominciato a girare stavo una chiavica. Ha questo potere su di me. Mi piace inoltre l'idea di poter portare un po' di intrattenimento, un po' di buon umore, e che sia ogni mio video a sua volta una sorta di terapia per chi lo apre e magari vuole passare quei 10 minuti in allegria, dopo magari una giornata stressante o un momento di malumore. Per questo cerco anche di essere molto frizzante, molto leggera nell'esporre i miei contenuti, che poi non è uno sforzo, perché io sono così, io sono fatta così. Come mi vedete in video, io sono. Potete chiedere alla gente che mi frequenta,
Molti mi dicono che sembra un cartone animato, un manga, un pupazzetto, insomma, faccio ridere pure nella vita reale. In più, YouTube mi ha portato una cosa che io non avrei mai, mai creduto potesse essere possibile, e cioè tante amicizie. Ma non parlo di amicizie così, di amicizie vere. Io non avrei mai creduto che potesse essere possibile stringere una vera amicizia con un valore così consistente virtualmente. E ne ho veramente strette tante, soprattutto nell'ultimo anno, che è quello in cui ho cominciato ad essere più attiva sul canale, con costanza, e ve ne sarete anche resi conto, insomma, perché mi sto bombardando i video, mi sarò venuta a nausea. E diciamo che alla fine mi sono creata una mia piccola family di colleghi youtuber con cui posso dire, soprattutto con alcuni, di aver stretto un bel rapporto, che per me sono veramente diventate persone importanti. E così posso anche dire con la mia piccola microscopica community, che è poi composta dalle persone che mi seguono più frequentemente, dalle persone che trovo sempre a commentare sotto i video. E alcuni mi stanno anche contattando in direct su Instagram, e questa cosa mi piace molto. Io appena ho la possibilità rispondo a tutti, e non sempre alcuni messaggi li vedo perché sto rincoglionita, quindi non demordete che prima o poi rispondo. Mi piace quando mi fate richieste per i video, e mi piace quando riesco ad esaudirle, e ne ho un po' in cantiere da realizzare. Mi piace vedere interazione, mi piace che vi ricordiate di me, e mi piace quando mi dite che vi faccio ridere, perché è la cosa che mi rende più felice al mondo. Davvero, mette veramente di buon umore leggere i vostri commenti. Anche lì sono un po' tarda nel rispondere, ma vi giuro, non faccio apposta, ho 700.000 cose da fare durante la giornata. 700.000 pensieri nella testa, soprattutto in questo periodo dove la mia vita è un frullatore, però mi impegnerò a rispondere a tutti. E ci sono quindi tante, tante cose positive di YouTube. YouTube è una piattaforma che mi piace il tipo di interazione e di comunicazione che mi consente, mi piace che ci sia la possibilità di appunto interagire con altri colleghi youtuber, di creare contenuti insieme. E posso dire con onestà che sono più le cose positive che quelle negative per quanto riguarda YouTube, perché se vado a ragionare, a fare diciamo un bilancio, alla fine le cose positive pesano di più, le cose negative sono cazzate, tutte cazzate. Gli haters lasciano il tempo che trovano. Certe volte mi diverto a leggere i commenti, alcuni mi lasciano basita, altri mi strappano una risata, però restano lì, cioè non mi scalfiscono più di tanto, a paragone di tutto quello che ho da chi mi segue perché gli piaccio e perché trova qualcosa di buono in me. Quindi chi se ne dei dislike non ha importanza per YouTube, è un'interazione in più, una visualizzazione in più. Lasciateli se vi fa sta meglio, amen. Certo, su YouTube, tra i vari youtuber, c'è sta pure gente che sa canta e sa suona, come si dice a Roma. E che ve devo dire? Cantatevela e suonatevela, il problema rimane solo vostro. C'è sta gente che veramente t'attacca la tristezza. C'è gente che proprio ti fa venire magone, una pesantezza unica. Perché?
gente che si accolla, gente... Gente di mare che se ne va dove gli pare, de me non me ne può fregare. Mi è capitata anche una situazione in cui per un equivoco, per un'incomprensione, a quel punto una persona lancia un'idea, poi svanisce per 2 settimane, poi se ne esce così e siamo in più di una a rimanerci un po', come dire, di merda. E quando cerchi di spiegare, di chiarire, di fa, ti blocca su Messenger, che è l'unico canale di comunicazione che c'hai con questa persona, non ti consente di chiarire. Io gente non mi ha mangiato nessuno. Sono dell'idea che confrontarsi e parlare è fondamentale. Con tutti si può parlare, basta saperlo fare, saper leggere, anche saper ascoltare non solo la voce, ma anche quei dettagli, quei particolari, quelle cose che tu hai capito di quella persona, per interpretare il comportamento, per interpretare perché è accaduta una certa cosa, perché è stata fatta una certa cosa. Boccata. Almeno mi avesse lasciato spiegare. E vabbè, e la lasciamo nel suo laghetto a sguattare, felice e contenta di essere convinta di quello che pensa. Io ho un dislike fisso e stiamo tutti bene così. Fermo restando che io sono sempre disponibile ai chiarimenti, quindi sapete dove trovarmi. E tra l'altro ho avuto anche un confronto non molto tempo fa con una persona, un ragazzo che ha un canale qui, con cui c'è stata un'incomprensione, e gli ho detto andiamo in direct su Instagram, chiariamo. Oh, ragazzo giovanissimo, poco più di 20 anni, a quanto pare c'ha più testa, perché abbiamo chiarito ed ora è tutto tranquillissimo, ma proprio alla grande. Quindi è possibile, può accadere, sì, può accadere. Riflettici, tu che sai. Alla fine posso dire che il gioco vale la candela, senza alcun dubbio. Calcolando anche che io YouTube lo faccio perché per me è appunto una grande passione, un gran divertimento. E quello è il motivo principale. Poi tutto il resto che ne verrà dopo, oh, ben venga. Vedremo dove arrivo, arrivo. L'importante è avere sempre il sostegno, sia di tutti i miei amici in real life, i miei amici in virtual life, i miei follower, li chiamiamo così, i miei amici che mi seguono, le persone che mi hanno dato fiducia e si sono iscritte al mio canale e continuano a darmi fiducia ogni volta che aprono un mio video, lasciano un commento, lasciano un like di sostegno e mi vengono appresso nelle mie farneticazioni. Molto bene, se sente la porta che scricchiola, giuro non è un fantasma, è il gatto. I gatti sono attratti dagli armadi, sta tentando di entrare nel mio armadio, l'ho guardata male ed è scesa. Però i gatti, anche loro, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Io li adoro. Detto ciò, ho quasi perso il filo del discorso e forse ho esaurito per ora tutte le frecce al mio arco. Non erano molte, per fortuna. E credo di aver reso bene l'idea di quello che penso
di YouTube e della mia esperienza qui. Ripeto, il gioco vale la candela, quindi continuerete a vedermi su questa piattaforma, continuerò a tampinarvi, a martellarvi con la mia faccia e con le mie cazzate, e credo che questo video si concluda qui. Vi ricordo di andare a vedere anche i video delle altre ragazze, perché siamo tutte teste diverse, quindi chissà che cosa sarà uscito dai loro video. Vale la pena andare a dare un'occhiata, mi raccomando. Ringrazio Antonella per il tag, una delle sue solite spumeggianti idee, e che dire, vi saluto a tutti quanti, vi si ama a tutti quanti col cuore come la d'urso, e ci vediamo al prossimo video. Miau miau.